L'Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Caltanissetta diventerà statale. Sta ormai per completarsi infatti un processo iniziato con il precedente direttore Angelo Licalsi. Adesso l'istanza di statalizzazione è stata rivalutata positivamente e dunque si raggiunge un traguardo per l'Istituto Nisseno guidato da Andrea Milazzo, presidente dal gennaio del 2021, e dal nuovo direttore Michele Mosa. La conferma arriva attraverso una comunicazione del Segretariato Generale, Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore del Ministero Universitario. Ricerca. L'Istituto da questo momento è suscettibile di divenire un'istituzione di dipendenza statale. Allo stato è comunque un'istituzione pubblica di alta formazione artistica e musicale, ma dipende dal libero consorzio comunale. Il vantaggio della possibilità di passare allo Stato è quella di avere una garanzia di una maggiore solidità finanziaria nel tempo, che chiaramente l'ente locale come proprio istitutivo non sempre può garantire, benché l'abbia fatto encomiabilmente fino a oggi, e permette di accedere anche a un circuito di reclutamento di docenti o un circuito di reclutamento del personale amministrativo ormai strumentale e indispensabile alle politiche espansive che stiamo attivando per aumentare la nostra popolazione accademica studentesca. Quindi è una bella notizia, peraltro costituisce anche un prezioso segnale di un presidio dello Stato nel territorio che si ricostituisce in controtendenza a quanto avvenuto negli ultimi 20 anni. Lo Stato contribuirà con circa 3 milioni e mezzo l'anno per il pagamento delle retribuzioni dei docenti che diventeranno di sua dipendenza, del personale ATA e del contributo di finanziamento. Noi rimarremo dipendenti dall'ente locale che concederà l'immobile a titolo gratuito per 99 anni e rimarrà comunque nell'ambito degli organi di gestione. E quindi rimane la tradizione e l'origine del territorio, ma si apre una possibilità di sviluppo certamente entusiasmante a tutto vantaggio dei nostri studenti, che sono la nostra vera e unica missione. Ci approcciamo a questa nuova fase con grande ottimismo, che si completerà con gli adempimenti amministrativi previsti già dalla convenzione che il Ministero ci manderà a breve, e per adempimenti per i quali ho già contattato il commissario del libero consorzio, che come sempre è sempre molto disponibile e proattivo a intervenire alle esigenze della nostra istituzione, e per cui auspico che questo processo possa avvenire anche con una certa rapidità, a tutto vantaggio del successo.